Non ci sta il Partito Democratico a vedere il vice ministro Galeazzo Biniami in Casa Giacobbe a Magenta dopo la conferenza stampa di presentazione dei nuovi lavori da 100.000 euro per il tratto di superstrada da Magenta a Mesero. Il segretario del PD Matteo Di Gregorio ha pubblicato la nota foto di Biniami vestito in abiti nazisti. Secondo lui non è l'interlocutore adatto per risolvere i problemi infrastrutturali di Magenta, come la variante di Ponte Nuovo. Secondo lui la frazione vive da 20 anni il problema legato alla viabilità, un problema affrontato da sempre, a suo parere, in modo ideologico. Di Gregorio definisce ironica il vice ministro Biniami è una persona di spessore e competente in materia, questo perché, ricorda, è famoso più per le sue simpatie verso le SS, ha detto, e non di certo per una laurea in ingegneria civile. Secondo Di Gregorio, purtroppo, ormai questo è il nuovo modo di promuovere Magenta. Il primo cittadino Luca Del Gobbo ha replicato sia sulla questione della variante che sulla polemica sollevata sulla figura del vice ministro. Nessuna questione ideologica sull'incontro col viceministro, c'è da risolvere invece una questione molto importante e qui bisogna semplicemente fare la storia di quello che è accaduto negli ultimi anni a Magenta, che e ognuno deve prendersi meriti e demeriti e proprie responsabilità. E mi spiego meglio, il problema di Ponte Nuovo è un problema annoso. Chiedo al segretario De Gregorio se la giunta di centrosinistra capitanata da Giuliana Labria, quando è stato realizzato il tratto di strada Malpensa-Magenta, abbia mai chiesto come opera compensativa la variante di Ponte Nuovo. Mai accaduto. La variante di Ponte Nuovo si realizza con il sindaco Del Gobbo, che riesce a inserire questa futura infrastruttura, e ci auguriamo di vederla molto presto, nella realizzazione del tratto Magenta-Abbiategrasso-Vigevano. Seconda questione. Abbiamo invitato il viceministro perché oggi c'è un problema molto evidente a tutti i cittadini che va dalla rotonda sostanzialmente in Magenta fino all'entrata dell'autostrada Milano-Torino. Bene, anche qui c'è una storia da fare. Dopo tanti anni abbiamo visto come queste scelte sbagliate della sinistra magentina sono ricadute nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ogni giorno chilometri e chilometri di code verso l'autostrada e chilometri di code verso Marcallo, con problemi per gli automobilisti ma soprattutto inquinamento atmosferico. Quindi quella famosa rotonda raso ha avuto un esito negativo. Oggi dobbiamo correggere quegli errori e il viceministro era qui perché abbiamo chiesto come comuni di intervenire, anche visti i tanti incidenti purtroppo molto gravi che ci sono stati.